La sfida, lo sfidone definitivo. Finalmente, dopo un tour di eventi, corsi, spiegazioni, posso presentare la domandona, lo sfidone totale, da calare giù tipo il nonno quando calava giù, giocava a briscola, tirava giù l'asso che picchiava quasi il tavolo, per quello che riguarda il rapporto blockchain pubbliche e blockchain private. È circa un annetto che quando capita tiro fuori questa domanda per vedere se finalmente qualcuno mi dà una risposta, e la domanda è questa: qual è la vera differenza funzionale fra una blockchain privata o DLT e un database distribuito? Quindi prendi da una parte Corda Hyperledger, quello che ti pare, prendi dall'altra parte MySQL in cluster, MongoDB, Redis, quello che ti pare. Riusciamo a dimostrare e verificare che queste due famiglie di soluzioni in realtà non sono la stessa cosa? Perché l'idea è un po' questa qui: dire, ok, io ho delle soluzioni A, cosa fanno queste soluzioni A? Ah, sono fantastiche per avvitare le viti. Ah, io invece ho questa altra soluzione fantastica qui, che sono le condizioni super A. Figo, cosa ci fai con le soluzioni super A? Ci avvito le viti. Ok, ma c'è qualche cosa che puoi fare, cioè di diverso tra uno e l'altro? No, fanno esattamente la stessa cosa. Allora sono tutte e due dei cacciaviti. E qualche ragionamento è un po' esattamente lo stesso, ovvero c'è una applicazione, una soluzione, un'implementazione, la risoluzione di un problema di qualsiasi genere che necessariamente può essere fatto con una blockchain privata o una DLT, ma che contemporaneamente è dimostrabile che non si possa fare con un normale database distribuito. E la parte importante, attenzione, è la seconda, cioè riuscire a dimostrare che quella cosa particolare che fai con una DLT non riesci a farla, non riesci a ottenerla con un normale database distribuito. Se, come mi sta capitando da un anno a questa parte, la risposta non arriva, ovvero non c'è questo particolare caso d'uso per distinguere l'applicazione di una piuttosto che dell'altra, vuol dire che queste due soluzioni cadono all'interno dello stesso insieme e riescono a fare le stesse cose. Mi sono arrivato un po' di tentativi di risposta del tipo: ah, perché la blockchain privata la uso in questo caso, invece, punto, ok, e l'altro in che caso lo usi? O soprattutto, come fai a dimostrare che quella cosa che fai con la DLT non puoi farla col database privato? E qua puntualmente casca l'asino, nel senso che questa risposta non arriva mai, e quindi il discorso è: se non arriva mai, estante che comunque le DLT e le blockchain private sono mutabili tanto quanto il database, sono trust based le une tanto quanto le altre, via dicendo, vuol dire che fanno la stessa cosa, vuol dire che sono effettivamente la stessa cosa, e che tendenzialmente magari ci sono anche situazioni dove i performance e possibilità del database distribuito sono maggiori e migliori rispetto a quella della controparte. Database distribuiti oramai ci sono da una vita, fanno veramente di tutto, sono impiegati in diversi settori, in diversi campi, e il livello di qualità che hanno, di performance, costi, competenze che si trovano in giro, funzionalità che sono state implementate all'interno, sono enormi. Se uno basta che uno vada a vedere la pagina di Wikipedia sui database per cominciare a vedere quanti tipi diversi di database ci sono e quante implementazioni diverse ci sono nei database. Io penso di averne sentiti nominare il 10% in tutti gli anni che faccio sto lavoro, perché ce n'è una marea con caratteristiche molto diverse, alcune molto verticali e molto specifiche. Allora, proviamo a immaginare che cosa si può fare invece con un database distribuito per ottenere le stesse cose che faccio con una blockchain privata. Così, a fantasia, mi sono immaginato tre aziende che vogliono fare questo consorzio, vogliono utilizzare questo sistema di dati. Cosa fanno? Quando stanno creando il cluster di un database, mandano lì tre sistemisti, uno per ogni azienda, che si controllano a vicenda, che quindi decidono, alcuni nodi stanno qui, alcuni nodi stanno là, li mettiamo e raccolgono, diciamo, una struttura di rete che soddisfa tutte e tre le aziende. Creano l'utente amministratore di questa piattaforma database. Cosa possono fare? Banalmente, una cosa molto semplice: ti facciamo una password lunga così, poi ogni
sysadmin conosce un terzo della password e per metterla dentro devono essere sempre presenti tutti e tre. Quindi si creano l'utente e il mega amministratore del sistema. Poi cosa fanno? Si creano ognuno davanti agli altri tre una propria utenza che è utenza amministrativa su alcune cose, ok, magari non su tutte, e incominciano già a dividersi le responsabilità, perché all'interno del database ci sono già tutte quante le funzioni che dicono questo utente ha questi diritti su queste tabelle o queste funzioni sul database, ma non su tutto quanto il resto. Puoi dirgli questo utente vede questa tabella ma non ci scrive, questo utente può scrivere qua ma soltanto sulle righe dispari, non sulle righe pari, e via dicendo. I dati sul database ovviamente non sono minimamente immutabili, ma se qualcuno li muta ti rimane sul log, quindi tu a posteriori li vai a prendere paro paro quello che succede dall'altra parte. Poi sulle regole di integrità dei dati, cosa ci facciamo? Noi tre sistemisti ci mettiamo lì, scriviamo delle storie procedure, ognuno sulla propria tabella, ognuno sul proprio elemento, e tutte le nuove informazioni che ci arrivano noi le confrontiamo applicando, diciamo, questa storia procedure che scatta l'inserimento del nuovo dato, per cui dice il dato deve avere certe caratteristiche, certe regole in se stesso e rispetto agli altri dati che ho già. Ci sono database che oltretutto, oltre al discorso della storia procedure, vanno molto oltre, nel senso che hanno addirittura linguaggi di programmazione a sé, per cui diciamo potrebbero riuscire a riprodurre l'equivalente di quello che è uno smart contract fondamentalmente. E quindi funzionalmente uno dice qua sembra che col database distribuito riesci a fare esattamente le stesse cose che riesci a fare dall'altra parte, persino quella aberrazione allucinante che in una blockchain non dovrebbe esistere mai, che è quello di dire io ho un canale di comunicazione specifico per cui le transazioni tra A e B le vedono soltanto A e B, le riesce a fare anche nel database distribuito semplice. Quindi non lo so, qualcuno ci dà una risposta, qualcuno ci riesce a dare una dimostrazione di qualche genere, perché io ho girato tra conferenze, corsi, ritrovi, meetup, eccetera eccetera, quando c'era l'occasione tiravo fuori questa domanda, la risposta non è mai arrivata, motivo per cui mi viene da pensare una DLT è effettivamente un database distribuito. Questa è una frase che si sente molto spesso in generale, ma secondo me appunto manca un modo per verificarlo. Secondo me il modo di verificarlo è quello, trovare l'applicazione per cui con quel sistema lì, DLT o blockchain privata, riesci a risolverlo, dall'altra parte dimostri che è impossibile risolverlo con il database normale. Quindi, non lo so, vediamo. Se passa questo test, probabilmente esiste un caso per cui le blockchain private sono utili. Se non c'è, però, se non c'è, no.